Buongiorno a tutti e benvenuti al quarto appuntamento del programma di formazione Boscolo Fidelity 2022. Oggi siamo in compagnia di Mauro Coin, Travel Designer Boscolo Tour, per un focus sulle modalità di prenotazione online sul sito boscolo.com. Buongiorno Mauro, a te la parola. Buongiorno a tutti, grazie di essere a questo webinar che per noi è davvero molto importante perché vi porterà a diciamo, scoprire tutte quelle che sono i vantaggi di una prenotazione tramite il nostro sito. Il nostro sito è sicuramente ricco di informazioni ed è capace di portarvi a una velocissima prenotazione per ciò che riguarda tutti i nostri tour. Ed è oltretutto diciamo importante perché, come sapete, probabilmente la vostra contrattistica, una prenotazione fatta dal sito ha una commissione più alta rispetto alla chiamate telefoniche. Poi, specialmente in questo periodo dove, per fortuna di no, no, nostra e per fortuna ovviamente di tutti voi, abbiamo moltissime richieste, per cui a volte non c'è così semplice rispondere tempestivamente come vorremmo. Per cui il sito è il sistema più adeguato per raggiungerci. E tra l'altro chiediamo sempre, come abbiamo sempre fatto, del resto, il vostro aiuto nel caso aveste delle difficoltà. Tutti i nostri operatori sono poi pronti a darvi una mano per aiutarvi e accompagnarvi nelle varie difficoltà che potreste trovare. Però è molto semplice. La mia collega Arianna adesso prenderà la parola e sarà lei che vi condurrà, diciamo, ai segreti, che non sono neanche tanto segreti, del nostro sito, e vedrete che sarà tutto molto 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 semplice. Per fortuna la stagione sta andando molto bene, siamo molto soddisfatti e contiamo naturalmente su di voi, sul vostro appoggio per poter proseguire e accontentare tutti i vostri clienti. Abbiamo numerosissime partenze, vi ricordo che poi lo vedrete sul nostro sito, potrete anche verificare immediatamente se le nostre partenze sono partenze confermate, quindi che hanno già raggiunto il minimo di partecipanti per poter, diciamo, essere effettuate, e per cui sarà anche più semplice accompagnare i vostri clienti a una scelta consapevole e sicuri di partire. È per noi uno sforzo molto importante e naturalmente la vostra collaborazione è altrettanto utile e importante per poter portare a casa i vostri clienti, che sono poi i nostri clienti. Noi cerchiamo di fare sempre al meglio il nostro lavoro per potervi accontentare e soprattutto non dimenticate la qualità del nostro prodotto. Ho parlato del minimo 10, ma vi ricordo che per scelta aziendale, un po' per l'esperienza passata negli anni scorsi, abbiamo deciso, e credo insomma sia una decisione che va a favore della qualità, di avere un massimo di 30 clienti a bordo dei nostri tour. Questo significa però anche che è importante, diciamo, affrettarsi alle prenotazioni, perché ci sono alcune date, abbiamo ancora disponibilità sui ponti, piuttosto che le partenze di agosto. È facile, abbiamo anche dovuto raddoppiare alcune partenze perché già abbiamo i nostri tour abbastanza pieni e quindi è importante procedere il più rapidamente possibile per poi potervi garantire la soddisfazione di poter diciamo, accontentare i vostri clienti. Detto questo, ovviamente se durante la presentazione avete delle domande o c'è qualche cosa che non vi è chiaro, vi prego di scrivere e poi magari Sabrina alla fine della presentazione potremo eventualmente soddisfare quelle che sono le vostre richieste, le vostre domande, le vostre curiosità in merito. Passo quindi la parola ad Arianna. Eccola qui. Buongiorno a tutti. Allora, buongiorno a tutti. Io sono Arianna. Sicuramente con alcuni di voi avrò già avuto il piacere di parlare al telefono. Oggi vi porterò alla, diciamo, scoperta del nostro sito, che sicuramente alcuni di voi già conosceranno e avranno già utilizzato.
Cercherò di farvi vedere diciamo, alcuni percorsi più veloci per arrivare a una visualizzazione, come anticipava Mauro, dei tour disponibili, magari proprio nel preciso momento, insomma, della richiesta specifica del cliente, e vi mostrerò poi appunto come si effettua una opzione prenotazione dove poterla rivedere e un po' quelle che sono le funzioni della vostra My Area. Allora, iniziamo subito collegandoci nel nostro sito. Ovviamente ognuno di voi entrerà con le proprie login e password nell'area agenzie. Quindi inseriamo appunto ognuno le proprie. Ora io ne utilizzo una di prova per farvi vedere appunto il tutto. Username, password e il vostro codice agenzia. Clicchiamo in login e il sito si aprirà, diciamo, proprio nella prima pagina, della prima pagina, quindi nella vostra area agenzie. Da questa funzione potrete prima di tutto vedere la lista dei viaggi disponibili, quindi se volete vedere quelle che sono le prossime partenze oppure proprio una lista delle partenze per una destinazione particolare o un periodo particolare del cliente, quindi se ha delle specifiche date, questa è, diciamo, la schermata più veloce e utilissima a darvi la risposta che state cercando. Selezionate la vostra città di partenza, potete filtrare per destinazione oppure lasciare anche il campo vuoto. Se lasciate appunto il campo vuoto, vi mostrerà tutte le partenze, insomma, nel periodo che selezionate. Se conoscete già il nome del tour, ovviamente lo potete già inserire. Selezionate il periodo a disposizione del cliente. Quindi in questo caso possiamo inserire per esempio giugno e clicchiamo su salva opzione e potete filtrare inoltre per durata, per budget o tipo di tour. Per tipo di tour si intende in pullman o in volo. Se appunto non selezionate nessuna, diciamo, di questi filtri, potete vedere proprio tutto quello che è l'elenco completo. Potete inoltre cliccare qui per vedere tutte le partenze confermate, oppure semplicemente su Mostra partenze il sito vi mostrerà l'elenco appunto dei tour disponibili. Quindi vedrete la data, la durata, il nome del viaggio, la disponibilità, quindi se è confermato, vuol dire che la partenza è garantita, il tipo di tour, quindi questo è un tour soltanto in volo, quindi con volo incluso, e il prezzo a partire da, dove cliccando nella freccia il sito vi porta direttamente nella pagina del tour e potrete da lì elaborare un preventivo e vedere prima ovviamente anche il programma di viaggio. La dicitura quasi confermato vuol dire che mancano veramente pochissime persone per avere anche la conferma di questo tour, mentre ultimi posti vuol dire che sono veramente gli ultimi posti disponibili per questo itinerario e quindi se i clienti sono interessati, insomma, suggeriamo di prenotare al più presto per trovare la disponibilità. E così a seguire vedrete appunto tutto l'elenco dei tour. Quando trovate in programma vuol dire che la partenza ancora non è confermata e deve raggiungere il numero minimo dei partecipanti. Entriamo nel vivo di una prenotazione e quindi sempre dalla vostra area agenzie, cliccando in preventivo veloce, potrete elaborare direttamente un preventivo. Quindi selezionate la nazione. Oggi quotiamo un tour in Turchia, che è una destinazione tanto tanto richiesta in questo momento. Il nome del viaggio, per esempio il Grand Tour della Turchia. Nella camera possiamo modificare il numero di ospiti, quindi se è una singola togliamo un partecipante e clicchiamo su Applica. Se si tratta di una camera doppia, lasciamo appunto così e selezioniamo se vogliamo matrimoniale o doppia. E se vogliamo aggiungere le camere, basta cliccare ovviamente su più e il meno. La data di partenza, questo è un tipo di tour con volo e quindi scheduliamo
scriviamo ovviamente l'aeroporto di partenza che desideriamo, per esempio Roma. Nel caso volessimo acquistare o comunque preventivare il tour senza voli, è sufficiente cliccare nella formula no volo. Selezioniamo la data di partenza che desideriamo, il sito apre questo calendario e potete muovervi appunto con le freccette. Cliccando qui potrete anche vedere solo le partenze già confermate, per esempio. Noi quotiamo ad esempio il 7 di luglio. Una volta scelta la data, clicchiamo su applica data e finalmente in crea preventivo. Il sito ora elabora la quotazione e ci mostrerà tutte le quote della richiesta di preventivo che abbiamo fatto. Gli diamo un attimo di tempo perché sta cercando la disponibilità dei voli e cerca una disponibilità reale. Quindi ci risponderà dandoci la quota di partecipazione, ovvero proprio quello che è il costo del tour. Noi quest'anno abbiamo il prezzo finito, quindi vedrete che c'è solo una quota. In questa quota sono incluse nel nostro caso anche le tasse aeroportuali. È inclusa un'assicurazione medico bagaglio base e se volete vedere i dettagli basta appunto selezionare mostra dettagli e vi fa vedere nel dettaglio molto sinteticamente ovviamente quello che è previsto e ovviamente abbiamo chiesto la disponibilità per una camera doppia, quindi lo moltiplica per due. Il totale del viaggio è quindi 3.500 euro. Ci mostra quelli che sono i voli. Quindi in automatico dà una prima selezione di voli, se volete vedere poi il dettaglio si può cliccare qui in mostra dettaglio, ora è un volo diretto per esempio, ci sono magari aeroporti dove i voli non sono diretti, quindi cliccando su mostra dettagli vi fa vedere anche lo scalo e la coincidenza. Se vogliamo modificare il volo, perché il primo volo insomma, che ci propone non è quello che desideriamo, cliccando su cambia volo ci mostrerà delle alternative di voli, quindi tutti i vari altri voli disponibili. Qualora ci fosse una differenza di tariffa, verrebbe indicato qui il relativo costo. E potrete inoltre filtrare utilizzando appunto questi filtri per scali, orario di partenza, orario di ritorno, linee aeree, aeroporto di partenza, aeroporto di arrivo, nel caso per esempio di Milano dove ci sono più aeroporti, quindi Linate, Malpensa o Bergamo. Scendendo ovviamente vi fa vedere tutti quelli che sono i voli, ecco questa è la differenza di cui parlavo prima, questo tra l'altro è un volo con lo scalo. E vi riepiloga più in basso quelli che sono i servizi facoltativi che si possono aggiungere, quindi l'assicurazione integrativa zero rischi, che è l'assicurazione che copre anche in caso di annullamento ed è un'assicurazione anche che va a integrare le spese mediche dell'assicurazione base, e se vogliamo aggiungerla è sufficiente cliccare nel pulsante aggiungi e in automatico il preventivo si aggiorna con l'aggiunta appunto dell'assicurazione. E possiamo anche prenotare delle escursioni facoltative, come in questo caso per esempio, qualora appunto siano già previste e debbano essere prenotate prima della partenza, soprattutto per un discorso di disponibilità. Se il cliente è interessato si clicca su aggiungi. A seguire ci mostra che il tour è già confermato, quindi ci dice che questa data di partenza è una data già garantita, e se vogliamo vedere dei dettagli clicchiamo nella freccetta oppure su espandi e ci riepiloga quelli che sono i dettagli del viaggio, per cui la durata, la data di partenza di ritorno, la nostra richiesta, il volo che abbiamo selezionato, anche i posti bus assegnati proprio nel pullman del tour e sul lato destro quello che comprende il viaggio. Scendendo appunto troviamo tutte quelle che sono diciamo delle altre informazioni utili che possono servire, come per esempio il forfè obbligatorio da versare all'accompagnatore e tutto quello che riguarda anche le policy di ingresso dei vari paesi.
che ovviamente cerchiamo di aggiornare sempre costantemente, sia per l'ingresso nel paese che per il rientro in Italia. Possiamo inoltre rivedere, sempre cliccando su Espandi, il programma di viaggio dettagliato, per cui per esempio appunto vogliamo vedere il primo giorno, selezioniamo il giorno e ci riepiloga quello che è il programma, l'hotel selezionato e così via. Inoltre, qui in basso ci dice e nel riepilogo quelle che sono le nostre promozioni, le nostre commissioni, quindi cliccando su Mostra dettagli vi fa vedere qual è la commissione calcolata sulla quota del tour e qualora ci fossero dei codici promozionali, come è stato per esempio il caso del prenota prima che abbiamo avuto all'inizio dell'anno. Con il codice che ricevete via mail potete inserirlo qui cliccando su Applica e in automatico il preventivo si aggiorna. Arrivati a questo punto, possiamo scegliere di inviare il preventivo al cliente, di stamparlo o salvarlo nella nostra My Area. Se per esempio lo vogliamo inoltrare o stampare, possiamo cliccare su Inoltre e lo potete mandare direttamente alla mail del cliente. Cliccando su Stampa invece ve lo apre in PDF in un'altra pagina e potete quindi poi salvarlo e inoltrarlo voi allegandolo ad una mail e lo potete inoltre salvare nella vostra My Area. Se cliccate su Salva vi dà un numero di preventivo che potete poi riprendere nell'area agenzie. Quando stampate il preventivo, è molto carino perché esce il programma di viaggio, prima il riepilogo di quello che avete quotato, in alto il nome della vostra agenzia, quindi da consegnare al cliente è molto bello. Non, compaiono le commissioni, quindi potete consegnarglielo tranquillamente. Inoltre, suggerisco sempre di stampare il programma, quindi stampare il preventivo al cliente. Dopo aver fatto proprio il preventivo, quindi non stampare il programma nella diciamo visualizzazione del tour nelle destinazioni, ma proprio da qui, perché soprattutto nel caso dell'Italia ci sono alcune modifiche al programma relative solo ad una data specifica che escono soltanto in questa fase qui, quindi proprio preventivando la data precisa del tour che si desidera e che il cliente appunto ha richiesto e quindi siete sicuri e certi di dare in mano al cliente il programma con la quota corretta relativa alla sua data di partenza. Da qui possiamo poi opzionare il tour, quindi clicchiamo su Opziona, ci richiede pochissimi dati, cognome e nome, esattamente come nel documento con il quale viaggerà, perché si va a bloccare proprio una prenotazione di volo aereo, quindi devono essere esatti. E potete inserire poi anche la data di nascita del cliente. Se non la conoscete, potete inserirne anche una fittizia e poi la modifichiamo, però l'ideale per fare le cose fatte nel modo giusto, ovviamente non dover poi rimettere mano all'opzione, è inserire i dati esattamente corretti del cliente. Si flaggano poi l'informativa per il trattamento dei dati, le penali e condizioni generali di contratto di vendita e l'assicurazione e cliccate poi su conferma. L'opzione vale 24 ore. Se vogliamo prenotare, invece, clicchiamo sul pulsante Procedi e inseriamo tutti i dati del cliente. Facciamo brevemente un altro preventivo su un tour invece in bus per mostrarvi quella che è la partenza sotto casa. Quindi ritorniamo nell'area principale, quindi clicchiamo su Boscolo, torniamo nella nostra area agenzie e ritorniamo nella nostra preventivo veloce in questa sezione. Selezioniamo il tour, per esempio un tour in Italia, uno degli altri dei nostri best-seller, per esempio, è proprio la Costiera Amalfitana, il numero degli ospiti, clicchiamo una persona soltanto per comodità, selezioniamo la partenza del tour, quindi vogliamo la formula con bus e inseriamo il comune di partenza.
è importante inserire il comune dove risiede il cliente, in modo tale da vedere nella lista delle partenze che successivamente viene mostrata dal sito tutte quelle che sono le partenze, i punti di partenza disponibili dal comune di residenza del cliente, quindi quelli più vicini. Per esempio, da Mestre, selezioniamo una data di partenza. Quindi sempre con il nostro calendario ci muoviamo, ora prendiamo una data di ottobre, clicchiamo su Applica data e il sito vi mostra qui l'elenco delle possibilità di partenza da Mestre. Quindi vi dice la prima opzione è la partenza direttamente da casa, quindi vuol dire che la nostra navetta passa a prendere il cliente all'indirizzo di casa sua proprio. E lo porta nel primo punto di partenza disponibile dove ci sono altri clienti prenotati. Così come lo andiamo a prendere, lo accompagniamo anche a casa al termine del tour. Vi dà anche un orario indicativo di quella che potrebbe essere la presa sotto casa, che viene poi riconfermato il giorno prima dall'autista direttamente con una telefonata al cliente. Oltre alla partenza sotto casa, vi dice che il cliente può recarsi in autonomia nel punto di incontro più vicino, che è la rotonda di Marghera, in questo caso, che è il punto di incontro che abbiamo, e a seguire tutti i vari punti di incontro per distanza, insomma. Ora noi selezioniamo la partenza sotto casa, così vi faccio vedere come si effettua appunto la prenotazione di una partenza sotto casa. Clicchiamo su Crea preventivo. E ci risponderà ovviamente con la quotazione. Nel mentre ricerca vi mostra nel riepilogo velocemente quello che avete richiesto come quotazione. In questo caso noi abbiamo chiesto una disponibilità di una singola, quindi vi dà una sola una quota di partecipazione, vi dà il costo della camera singola e il totale. Possiamo aggiungere l'assicurazione zero rischi se il cliente è interessato, possiamo aggiungere la cena in ristorante Aposilipo, che è una facoltativa se il cliente è interessato. Ci dice che questa data di partenza è una data ancora non garantita, quindi vuol dire che deve raggiungere il numero minimo dei partecipanti per essere confermata. Ora è una data di ottobre, quindi è normale, diciamo, ad oggi non averla già confermata. Possiamo rivedere il programma di viaggio come vi mostravo prima. E possiamo opzionare o proprio prenotare. Noi clicchiamo in questo caso su Procedi e quindi andiamo proprio a prenotare. Accettiamo insomma di aver preso visione della documentazione assicurativa e finalmente inseriamo i dati del cliente. Quindi procediamo con la compilazione. L'indirizzo email è importante da inserire perché se ci sono delle comunicazioni relative proprio di urgenza alla sua partenza o comunque promozioni al quale il cliente può accedere nei suoi viaggi successivi, inserendo qui l'indirizzo email, il cliente sicuramente li potrà ricevere. Quindi inseriamo un indirizzo. Ora ovviamente non è vero perché non ho un cliente reale, però mi raccomando, dovete inserire quello giusto, altrimenti a voi non va avanti, così come il numero di telefono corretto che il cliente porterà in viaggio. Ora il sito ci richiede di inserire l'indirizzo per la partenza sotto casa, quindi inseriamo qui l'indirizzo dove dobbiamo andare a prendere il cliente, quindi ci aiuta la compilazione automatica, diciamo, di Google. Ok, questa è la via. Compiliamo i campi mancanti, quindi il numero civico. Inseriamo il codice fiscale del cliente. E flaghiamo se il cliente ha bisogno di supporto logistico, quindi un aiuto, diciamo, da parte dell'accompagnatore per effettuare dei tamponi durante l'itinerario. Quindi
Quindi è il caso di destinazioni in cui viene richiesto il Green Pass, il cliente non ha il Green Pass per accedere a diversi servizi durante l'itinerario. Ora questa cosa va verificata sempre per ogni destinazione, però diciamo che sta un po' svanendo con le ultime normative. Proseguiamo poi inserendo la fatturazione, quindi testiamo la fatturazione al lordo. Il sito in automatico compila tutti i campi prendendo i dati del primo partecipante. Noi ne abbiamo solo uno, quindi è logico che siano quelli del signor che abbiamo inserito. Qualora ne aveste due, prende sempre i dati del primo partecipante. Clicchiamo su conferma. Ci chiede come vogliamo ricevere i documenti di viaggio. Voi lasciate pure con via web, così potete poi anche vederli nella vostra maiaria, ma generalmente li spediamo con il corriere in originale. Clicchiamo su conferma. Gli diamo un attimo di tempo per passare al punto successivo, che ovviamente prevede diciamo dobbiamo accettare tutte quelle che sono le informative dei dati, del trattamento dei dati personali, le penali, se vogliamo appunto iscrivere il cliente alla newsletter e clicchiamo su conferma. Per arrivare alla fine della prenotazione, dobbiamo necessariamente cliccare sulla modalità di pagamento, quindi come da condizioni contrattuali e inserire nuovamente la password con la quale ci siamo collegati al sito e cliccare finalmente su procedi al pagamento. Ah, ho sbagliato la password, ho messo la mia. Vediamo se adesso l'ho inserita bene. Diamo un attimo di tempo e ci darà il numero della nostra prenotazione. Quindi conferma prenotazione. Riceverete una mail automatica e vi darà questo numero di prenotazione. Ora proviamo ad andarla a riprendere nella nostra maiaria per vedere il riepilogo di tutto. Quindi clicchiamo in maiaria in alto sulla destra e entriamo, diciamo, proprio nell'area agenzie, quindi dove potete vedere le vostre prenotazioni, i preventivi che avete salvato, potete confermare delle opzioni e vedere poi anche delle altre sezioni che vi mostrerò in un secondo momento. C'è una via velocissima per accedere alla prenotazione inserendo qui il numero della prenotazione oppure cliccando su prenotazioni, il numero della prenotazione in questo caso. Oppure possiamo anche lasciare, diciamo, il campo vuoto, mettere le date e il sistema la ricerca comunque, ci fa vedere tutte quelle che sono le prenotazioni. Ora noi abbiamo prenotato un Napoli La Costiera Amalfitana, per vedere il dettaglio clicchiamo sul numero della prenotazione. Ci farà vedere quindi il riepilogo di tutto, per cui il numero della pratica, quando è stata effettuata, è una prenotazione confermata. Se fosse stata un'opzione, qui trovavate scritto ovviamente opzione, il nome del cliente, il numero di telefono, ci riepiloga il tour, le date di partenza, la formula, il totale lordo del cliente e qui di nuovo il riepilogo delle quote. Troviamo anche il riepilogo delle quote con la commissione calcolata, con la distinta della partenza sotto casa, mentre sopra troviamo una quota soltanto, ma il totale è sempre il medesimo, non cambia nulla, e il totale netto dell'agenzia. Se questa fosse stata un'opzione, qui in più trovavate un campo conferma opzione, quindi era sufficiente cliccare lì e inserire i dati mancanti per riconfermare quindi la pratica. In quest'area potete rivedere l'anagrafica del passeggero, quindi i dati che avete inserito, e potete scaricare i documenti di viaggio. Qui i documenti chiaramente non sono ancora pronti perché si tratta di una partenza di ottobre, non ancora confermata, tra l'altro la pratica è da saldare, quindi ovviamente non li trovate.
In quest'area agenzie, un'altra funzione che vi può essere utile è l'area preventivi. Prima abbiamo appunto salvato un preventivo e se lo volessimo rivedere potremmo inserire qui il numero oppure la data del viaggio e cliccare sul pulsante cerca. Il sito vi mostrerà tutte quelle che sono i preventivi, diciamo, che sono stati effettuati e stati salvati. Quindi se avete inserito il numero nello specifico vi farà vedere quello, altrimenti l'elenco, diciamo, di tutti i preventivi che avete fatto e salvato. Un'altra funzione nella vostra area agenzia è il profilo utente, quindi potete rivedere insomma, tutte le persone diciamo, registrate nella vostra area agenzia, le condizioni contrattuali, quindi qui ci sarà un riepilogo delle vostre commissioni suddivise per prodotto e potete inoltre vedere anche due sezioni che sono la sezione locandine, dove vengono caricate dal nostro ufficio marketing delle locandine che potete poi stampare e appunto esporre nella vostra agenzia che si riferiscono per esempio ad una destinazione in particolare oppure ad un periodo specifico, viaggi per i ponti o comunque sì, insomma, per periodi specifici dell'anno, la Pasqua, insomma, quello che è il Capodanno, eccetera. E in più, appunto, è sufficiente cliccare sulla locandina che vi interessa e poi su Scarica. E in più potete accedere all'area social banner, dove anche qui viene caricato del materiale che potete scaricare e utilizzare nei vostri profili social, quindi dell'agenzia. Ora lo sconto prenota prima non c'è più, quindi voi nell'area agenzia queste cose non le vedrete più ovviamente, però appunto questa era la campagna promozionale per le prenotazioni anticipate oppure le locandine per gli ultimi posti, le ultime partenze per i ponti e così via. Questo un po' velocemente il nostro sito. Ho concluso la mia presentazione e se avete domande siamo a disposizione io e Mauro. Sì, Arianna, eccoci. Allora, datemi un secondo di tempo perché ne hanno fatte diverse, quindi le riprendo piano piano. Mentre tu guardi le domande, io volevo, mi sono segnato alcune cose da aggiungere alla presentazione che avete visto e Arianna ovviamente usa questo sistema tutti i giorni, per cui ha una confidenza tale che probabilmente vi sarà sembrato tutto semplice, poi magari nello svolgere il vostro lavoro non lo sarà così, però naturalmente, come vi dicevo, tutti i nostri ragazzi sono a vostra disposizione per darvi una mano. Mi sono segnato, data la mia età anziana, ho dovuto fare prendere qualche nota, mentre Arianna parlava. E una cosa che riceviamo spesso è le mie password non funzionano più. Allora, quando abbiamo questo tipo di problemi, potrete scrivere direttamente al nostro ufficio contabilità clienti, la mail la trovate anche sul sito, e lì vi daranno una password, temporanea, esatto, sì, grazie. Una password temporanea che poi vi permetterà di correggere e inserire la vostra password nuova. Un'altra cosa che volevo ricordare, molto importante, è legata al discorso opzioni. Le opzioni ovviamente hanno una scadenza e non sempre c'è possibile prorogarle, per cui spesso volentieri ci viene chiesto, ma possiamo. Io comprendiamo benissimo tutti i vostri problemi, magari nel contattare i clienti, però non sempre ci è possibile prolungarle, specialmente quando la programmazione ci dice che magari ci sono ultime disponibilità o cose di questo genere. E vi ricordo soprattutto che l'opzione si riferisce al tour in sé. Voi sapete meglio di me, ma come me, utilizziamo molto spesso vettori low cost, dove chiaramente non è possibile in qualche modo opzionare il posto sul volo.
Pertanto, evidentemente un'opzione presa su una low cost poi andrà comunque rivalutata dal punto di vista della possibile tariffa aerea, perché sapete che poi in questo periodo il movimento rispetto alle tariffe è abbastanza rapido. Quindi prego di fare attenzione a questo aspetto che può non essere evidenziato immediatamente, ma chiaramente è molto molto importante. Questo non si verifica sui voli di linea, ovviamente, a parte rare eccezioni, ma soprattutto lo possiamo notare sulle tariffe low cost. Un'altra cosa importante, che magari così anticipo qualche domanda, sono quello che diceva Arianna rispetto alle normative vigenti in materia di Covid. Evidentemente siamo in un momento molto dinamico, noi cerchiamo di tenere i nostri addetti alla programmazione cercano di tenere sempre il tutto monitorato per potervi dare delle informazioni sempre precise, ma anche la nostra Bibbia è quella che probabilmente usate voi, che è viaggiaresicuri.it, che è il sito del governo e per cui o comunque governativo, e che ci dà le informazioni. Diciamo che la risposta più corretta è che vi troverete la risposta che vi darà spesso il nostro Booking, Boscolo segue tassativamente le normative applicate nel paese, specialmente per tour che magari passano, quelli pullman che passano per più paesi. È possibile magari che in un certo paese sia obbligatoria la mascherina per entrare in un ristorante, laddove nel paese successivo non lo sia. Quindi chiaramente ci dobbiamo adeguare in questo momento a quelle che sono le normative del paese. Ed è difficile a volte rispondere alla domanda cosa succederà o quali sono le normative per entrare nel paese di una partenza ad agosto o a settembre. Quindi a volte non è per mancanza di informazione, ma è per correttezza nei vostri confronti, in quella del cliente, che probabilmente la risposta più corretta è sicuramente Boscolo si adegua tassativamente alle norme in vigore nel paese nel momento in cui il tour parte. Un'altra cosa importante relativa alle quote, come vengono espresse, vi ricordo che con il prezzo tutto compreso, Boscolo ha abolito la famosa tassa di iscrizione, quindi non è che è inclusa, è proprio non c'è, l'abbiamo tolta, e tutte le quote che sono espresse sul sito, che vi vengono preventivi, che vi vengono fatti dal nostro Booking, sono tutte commissionabili, tranne le tasse aeroportuali. Vedrete sull'estratto conto una piccola dicitura che sarebbe semplicemente una dicitura tecnica, che serve per stornare le tasse aeroportuali, calcolare la vostra commissione e riportare le tasse all'interno dell'estratto conto. È un tecnicismo, ma era per darvi questa informazione, che a volte diciamo il naming di questa cosa non è sempre chiarissimo. Altra cosa importante rispetto al servizio sotto casa, che è un servizio che ha avuto un successo incredibile, siamo praticamente gli unici che vengono a prendere i clienti direttamente al domicilio. Ecco, è importante sapere due cose. In alcuni casi, magari quando non siete al corrente esattamente del punto di pick up del cliente, c'è la tendenza a mettere l'indirizzo dell'agenzia. Può essere una cosa estremamente pericolosa. Ci sono degli automatismi per cui, se voi inserite l'indirizzo dell'agenzia, non sempre è possibile poi da parte del nostro bus navette avere un controllo immediato di questo. Per cui vi prego di fare molta molta attenzione all'indirizzo che viene esposto. Inoltre vi renderete conto che per una camera doppia il servizio di sottocasa è previsto con un solo punto di pick up, quindi nel caso ci fossero due passeggeri che dividono la twin, bisogna che ce lo evidenziate, perché chiaramente altrimenti l'indirizzo sarà uno solo e poi andiamo a prenderne uno e l'altro lo lasciamo per strada. Non succede mai, cerchiamo di farci sempre venire il dubbio, però è chiaro che se viene inserito un indirizzo solo, l'automatismo comporta che il pick up sarà lì.
come diceva già Arianna, è un servizio cumulativo, con al massimo uno, massimo due stop durante il percorso. Quindi se ci sono in un quartiere di una città, diciamo altri due, al massimo ci saranno due pick up e poi vi porteranno alla partenza della navetta. Direi, ecco, volevo solo ricordare ancora una cosa che per noi è molto importante ed è un altro fiore all'occhiello della nostra azienda, è il nostro servizio no problem. Il nostro servizio no problem, quindi con un numero dedicato, 24 ore su 24 per qualsiasi problematica relativa ai clienti in viaggio. Per cui qualsiasi cosa possa succedere, i clienti possono accedere a questo numero dove trovano sempre del personale boscolo. Non facciamo fare questo servizio ad un altro, ad una società esterna, quindi siamo praticamente noi, io e Arianna spesso lo facciamo anche nelle nostre domeniche, nei nostri sabati, e non è un servizio di diciamo in qualche modo reperibilità. Chi si occupa della linea no problem è al telefono diciamo 24 ore su 24 o divisi ovviamente in turni. Mi premeva appunto ribadire queste cose, mi pare di aver detto tutto, e ora se c'è qualche domanda che Sabrina ha raccolto siamo qui a vostra disposizione. Ok, allora sì, intanto mi chiedono quant'è il supplemento per la partenza sotto casa. Allora, inserendo il comune di residenza del cliente, il sito in automatico calcola il prezzo con la partenza sotto casa, perché dipende in sostanza dai chilometri, quindi dalla distanza tra il comune di residenza del cliente e il primo punto di partenza, diciamo, più vicino. Quindi per avere il costo proprio della partenza sotto casa dal comune di residenza del cliente, bisogna inserire per forza il comune del cliente. Mediamente, naturalmente il servizio sotto casa, Arianna non l'ha specificato, ma è molto importante, naturalmente parliamo del nostro legato ai nostri tour in Pullman, ovviamente. Possiamo poi, per i tour in volo, ovviamente, quotare separatamente un trasferimento, come fareste voi, o probabilmente siete voi, a offrirlo direttamente al vostro cliente, però lo possiamo naturalmente proporre anche noi e quello sarà quotato a parte, perché è un servizio, in quel caso è un servizio privato e non un servizio condiviso. Diciamo che partiamo mediamente da 30 euro, sì, 40 euro, 20 euro tratta, e spesso e volentieri abbiamo verificato è meno costoso, specialmente poi quando sono partenze di mattina presto, dove il taxi è anche un supplemento notturno, spesso e volentieri è molto più comodo che non il servizio di taxi. Ok, e poi mi chiedono inoltre se la procedura presentata è per le agenzie di viaggio soltanto oppure è la stessa procedura che, diciamo, vede il cliente finale in caso. Rispondo io. È la stessa, solo che chiaramente l'agenzia di viaggi entra nel sito con delle sue login e delle password e può accedere a Maiare e rivedere tutte le sue prenotazioni. Il cliente invece è in visualizzazione, quindi in realtà può anche registrarsi se desidera, però a tutti gli effetti il prezzo che è pubblicato sul sito è lo stesso che vede l'agenzia, lo stesso che vede il cliente, lo stesso che vediamo noi se chiamate, quindi è esattamente lo stesso, il prezzo è pubblico uguale per tutti. Ok, e poi l'ultima domanda, come si fa ad inserire lo sconto repeater? Purtroppo non si può inserire dal sito, ancora, non ancora. Non ancora, ma perché semplicemente chiaramente è un controllo, è un po' anche come lo sconto nozze o lo sconto 50 anni, sono tutti quegli sconti che prevedono da parte del booking un controllo. Come si dice, qualcuno in passato ne ha un po' approfittato e quindi è stato deciso al momento di non permettere a nessuno ovviamente di poter inserire lo sconto direttamente, ma è una prerogativa del nostro booking.
naturalmente in tempo reale lo potrà inserire, potete scrivere via mail piuttosto che mandare un messaggio tramite il Suggerisco di prendere un'opzione o comunque di fare comunque la prenotazione dal sito e poi chiedere di inserire noi lo sconto, perché così si garantiscono, ogni agenzia si garantisce la commissione maggiore, perché altrimenti se gestiamo la prenotazione dall'inizio alla fine noi, quindi proprio la inseriamo al sistema, come anticipava Mauro all'inizio, la commissione è più bassa, quindi se si tratta solo di inserire uno sconto, si fa dal sito in autonomia e poi più velocemente si manda una mail e lo inseriamo direttamente noi da Booking. Sì, è veramente importante questo, ripeto, ha due grandi vantaggi. Uno, il primo vantaggio è sicuramente una questione di rapidità, nel senso che con questo sito potete effettuare un lavoro molto più veloce, molto più rapido e come avete visto ci sono una serie di informazioni che davvero possono soddisfare il cliente e quindi permettervi di dare una risposta immediata e puntuale. Perché, ripeto, spesso e volentieri abbiamo, grazie a Dio, vorrei dire, abbiamo un numero di richieste altissimo e quindi spesso non riusciamo ad essere tempestivi come vorremmo e come cerchiamo sempre di attrezzarci per essere. E poi soprattutto avete questa importante gap sulla commissione. Quindi a volte si parla anche di 2, 3, 4 punti di differenza che fanno veramente la differenza. Poi se si tratta di inserire appunto uno sconto, se si tratta di inserire un dettaglio, un qualcosa che è sfuggito, il Booking è sempre a disposizione, ma è il cuore della prenotazione che va fatto direttamente per poter accedere a questo tipo di commissione. Oltretutto, non volevo aggiungere la commissione, quando ho detto che tutti i prezzi sono commissionabili, escluse le tasse portuali, quindi includo anche tutte le eventuali escursioni opzionali che inserite e anche l'assicurazione, che è un'assicurazione molto importante e che ha un prezzo importante, ma abbiamo fatto delle verifiche sul mercato e abbiamo visto che quello che diciamo copre non è banale. Vi faccio un esempio: c'è stato qualche caso in cui abbiamo avuto delle necessità di quarantena sul posto perché il cliente ha avuto problemi di Covid. È un'assicurazione che copre fino a 15 giorni con un 100 euro al giorno, per cui diciamo rappresenta per il cliente un servizio di grande importanza. Poi speriamo sempre di non doverle mai utilizzare le assicurazioni, ma poi quando non ce le abbiamo, i costi sono veramente importanti. Ok, allora poi ho un'affermazione diciamo un po' più scomoda, cioè un agente di viaggio. Ma non ci piacciono quelle scomode, così possiamo chiarire qualche dubbio. Ok, un agente di viaggio scrive: quindi se ho capito bene, il prezzo finale che visualizza il cliente, se prova a preventivarsi il costo del viaggio da solo sul sito, è lo stesso che offriremo noi agenti di viaggio? I clienti fanno sempre i controlli sul sito e tendono poi a farci lavorare e alla fine comprarsi il viaggio in autonomia. Eh sì, ma voi avete diritto alla commissione, per cui cioè, non Non capisco è il. comune. Cioè, mi piacerebbe capire qual è la vera preoccupazione. Allora, noi solitamente, se anche un vostro cliente, vi parlo direttamente, se anche un vostro cliente fosse attratto dal fatto di prenotare direttamente ed è un vostro cliente, Boscolo vi riconosce nel momento in cui ci fate presente questa cosa e noi verifichiamo che sia un vostro cliente, noi riconosciamo la commissione. Non è nostro interesse, tra virgolette, rubarvi i clienti, non è quello. Sono due canali di vendita diversi, ovviamente, a cui teniamo nella stessa maniera, ma ovviamente non facciamo sconti alla clientela che non siano gli stessi sconti istituzionali che facciamo, che diamo tramite l'agenzia di viaggio. Per cui in questo non siamo molto trasparenti e non è una domanda scomoda, anzi ci permette di spiegare questa cosa. Noi non facciamo distinzione. Ormai sapete bene che Booking, piuttosto che Hotel.com, piuttosto che tantissimi fornitori
ci fanno una concorrenza spietata, per cui quello non è un problema. Ma la nostra responsabilità rispetto al, diciamo, al trade, o quello che quelli forbiti chiamano trade, è quella di non. Voi siete nostri partner, non siete nostri concorrenti. Io, oltre a essere tour designer, come mi ha presentato Sabrina, da un paio d'anni sono anche responsabile supervisor del booking, quindi sono il primo che potreste mai chiamare e fruttare nel caso ci fosse una situazione di questo genere, ma vi garantisco che non è il nostro interesse, per noi l'agenzia è importantissima. Ovviamente poi c'è il cliente, ormai lo sappiamo, che preferisce smanettare in internet e prenotarsi le cose, ma se è un vostro cliente, noi certamente non ve lo portiamo via. Ok, e l'ultima domanda è se è previsto un raggio di chilometri massimo per la di locazione giustamente del cliente per richiedere la partenza sotto casa rispetto. Ma in realtà no, nel senso che se il sito non riconosce il punto di partenza, potete richiedercelo nel caso lo quotiamo nello specifico. Quindi se ci sono dei punti di incontro nelle vicinanze e possiamo fornire il servizio di partenza sotto casa con la navetta, lo diamo. Se invece si tratta di una partenza da una particolare area dove non abbiamo neanche dei punti di incontro, cerchiamo di trovare una soluzione con l'agenzia per insomma, accontentare il cliente facendolo partire nel modo più comodo possibile. È difficile che mi venga in mente in questo momento un punto dove non riusciamo a raggiungere il cliente. Chiaro che poi è proporzionale alla destinazione. Peraltro vi ricordo, come vi aveva fatto vedere anche Arianna, che c'è la possibilità di prendere il solo land, cioè solo la parte del tour, nel caso, sotto casa parliamo spesso e volentieri dei nostri servizi bus, e magari raggiungere il punto di partenza dell'autobus. Vi ricordo che i nostri, diciamo, hub sono poi Bologna, Verona e Padova, si può, e Milano, e si possono eventualmente raggiungere questi punti di partenza anche in treno. Dipende che cosa, qual è la distanza, e in base a quello siamo noi primi a suggerire una soluzione piuttosto che un'altra. È chiaro che se dobbiamo parlare di 300 km, probabilmente non siamo noi i primi a suggerire: guarda, questa cosa non è possibile. Però, ripeto, non mi viene in mente nulla di simile. Ok. Sì, ecco, le isole, o piuttosto abbiamo tutti i nostri tour. Non so se c'è qualche agenzia collegata dalla Puglia, per esempio, la nostra navetta a quel punto di collegamento con il punto di partenza del tour diventa il treno. Noi forniamo il servizio in treno perché chiaramente magari in alcuni punti diventa poco raggiungibile il punto di partenza. Ok, e a questo punto le domande sono finite. Io, se nel frattempo non vi è venuto in mente qualcos'altro, vi ringrazierei dell'attenzione, siete stati tantissimi e questo ci fa ben sperare che ovviamente la presentazione sia stata gradita. Io e Arianna e tutte le mie colleghe al reparto booking siamo Colleghi, ok. colleghi, abbiamo anche un maschietto, sì, è vero, in realtà io me ne dimentico, ma è quasi diventata una femminuccia stando con tantissime, povero, tantissime. Io poi, vedete l'aspetto, insomma, sono praticamente il decano. E sono tutte molto giovani, molto attive, molto brave, per cui vi garantisco che vi daranno sicuramente sempre una mano per portare a casa il cliente, perché ricordiamoci che il cliente non è un vostro cliente o un nostro cliente, è un cliente, che ci permette di lavorare e ci permette di andare avanti in questa meravigliosa professione. Vi ringrazio tutti e vi Grazie. auguro buona stagione, buon proseguimento e buone vendite con Boscultura. Grazie e buona giornata a tutti. Arrivederci. Arrivederci.